Paesaggi primordiali in una terra di contrasti. Questa è la selvaggia bellezza della Namibia, un pezzo d'Africa, vaste pianure delimitate dal deserto. 4 milioni di anni fa, gran parte delle foreste che ricoprivano il continente africano scomparvero e al loro posto comparve la savana. E con essa nuovi animali che vivevano in mezzo ai pascoli delle sconfinate pianure. Gli ungulati, le antilopi e le gazzelle. E nuove specie di predatori. Primo fra tutti, il più veloce animale a 4 zampe che abbia mai camminato su questa terra. Il ghepardo, un predatore capace di inseguire la preda alla velocità di 110 km all'ora. Per molto tempo questo felino ha corso grandi rischi di estinzione. In Africa il ghepardo viveva nella savana ed era nella savana che la sua tecnica di caccia, sfruttando l'alta velocità, era micidiale. Infatti, nonostante la forte concorrenza con altri grandi predatori, il ghepardo proliferò numeroso. Ma nella savana arrivò anche un essere vivente con il quale era difficile lottare, l'uomo. I pastori occuparono progressivamente terreni per il loro bestiame e i ghepardi diminuirono. Ne restarono pochi piccoli gruppi tutelati nei parchi nazionali. La stessa cosa accadde in Namibia. Quando arriva l'uomo in un luogo con le sue necessità, la devastazione della natura sembra inevitabile. I pastori annientarono i leoni, le iene e i leopardi, i principali concorrenti dei ghepardi. Così, a metà del 1900, in Namibia ci fu la più grande popolazione di ghepardi allo stato selvaggio, fuori dai parchi nazionali africani. Un quarto di tutti i ghepardi del mondo viveva proprio nelle terre degli allevatori, che senza esitazione cominciarono a cacciarli. Nei primi anni 80, anche una grave siccità contribuì a sterminare il meraviglioso felino, tanto che nel 1990 solo 10.000 ghepardi girovagavano per la savana della Namibia. Gli allevatori, per conquistare terre e difendere il loro bestiame, sparavano su ogni animale, dalle antilopi ai ghepardi. Ne furono sterminate decine di migliaia. Ne sopravvissero soltanto 2.500. Poi arrivò Lori Marker. Chewbacca, quando arrivò, aveva circa 3 settimane. Era molto piccolo e lo allattammo col biberon. La sua famiglia era stata catturata da un allevatore che aveva ucciso i suoi 2 fratellini. Fortunatamente ebbe dei rimorsi e decise di risparmiare la madre e l'ultimo cucciolo. Non aveva nulla contro i ghepardi, voleva solo proteggere le sue capre. Così venne da noi e ci chiese di liberare la femmina e di occuparci del piccolo in modo che potesse sopravvivere. E così è grazie al ripensamento di quell'allevatore che Chewbacca oggi è qui con noi. Chewbacca ha un ruolo molto importante qui al Cheetah Conservation Fund. È la mascotte. Gli facciamo incontrare le scolaresche e gli allevatori. Lui gli fa le fusa e gli lecca la mano. Con un contatto così ravvicinato, la gente impara a vedere questi animali non solo come una minaccia per il bestiame, ma anche come splendidi felini che vivono in armonia con la natura. Gli allevatori cominciano a rendersi conto che ucciderli non è giusto. Sanno che catturandoli possono portarli da noi, che li curiamo e gli applichiamo dei radiocollari, così una volta liberati li possiamo tenere sotto controllo.
Chewbacca non è solo un ambasciatore, ma anche un magnifico esemplare della sua specie. Racchiude tutto ciò che milioni di anni di grande sintonia con la natura hanno prodotto nel ghepardo. Mentre si sta esercitando per la caccia, la sua straordinaria anatomia diventa evidente. Niente creato dall'uomo ha mai eguagliato tale accelerazione e agilità. Il segreto della sua velocità è nella lunghezza e nella rapidità dell'andatura. Le zampe sono in proporzione più lunghe e più leggere di altri felini, con i muscoli raccolti vicino al corpo. La spina dorsale e le singole vertebre sono allungate e parzialmente unite, generando una flessibilità e una forza simili a una molla d'acciaio. Anche i fianchi e le cinture scapolari permettono l'estensione e la flessibilità, consentendo agli arti di ruotare liberamente. Il ghepardo cammina con le estremità delle zampe, fornite di artigli semiretrattili che lo aiutano a far presa sulla terra quando si lancia in un balzo. La dimensione della testa e della parte anteriore è ridotta, dando una configurazione più leggera al corpo. Mentre un ghepardo inizia ad accelerare, la sua andatura aumenta fino a farlo arrivare a piena velocità in pochi secondi. La lunga coda piatta funziona sia come contrappeso che come timone, aiutando il ghepardo a cambiare direzione anche a tutta velocità. Queste sue caratteristiche lo aiutano durante la caccia. Chewbacca dava a Lori un grande aiuto nelle pubbliche relazioni e la considerazione che lei aveva presso gli allevatori stava crescendo. Lori sapeva che la Namibia era il luogo giusto per combattere la battaglia del ghepardo libero. Al suo arrivo in Namibia, Lori aveva creato il Cheetah Conservation Fund e il suo rudimentale campo era diventato una struttura importante nel cuore di questa terra selvaggia. Da qui, Lori iniziò a far cambiare le opinioni su questi felini, educando i bambini delle scuole locali e difendendo la sua causa con gli allevatori. Convinse alcuni di loro a non sparare ai ghepardi e a risolvere il problema convincendoli a metterli in gabbia e a trattenerli fino al suo arrivo. Sebbene questo processo fosse spesso stressante, salvò la vita di molti ghepardi che altrimenti sarebbero stati colpiti o avvelenati. Come questa femmina e i suoi due cuccioli, tutti gli animali che vengono catturati sono portati al CCF. Anestetizzati e immobilizzati, i ghepardi vengono portati nella ben attrezzata clinica, dove vengono sottoposti a vari trattamenti. Gli animali feriti sono riabilitati e i campioni di sangue e i dati importanti vengono raccolti. Aiutanti locali e volontari da tutto il mondo vengono in Namibia per il privilegio di lavorare al CCF. Dopo questa riabilitazione, è sempre un'occasione speciale quando un ghepardo può essere liberato in zone più sicure. Questi animali non vengono soltanto reintrodotti nel loro ambiente naturale,
ma dopo essere stati muniti di radiocollari, diventano fonti di informazioni molto preziose sulla biologia dei ghepardi e sulle caratteristiche del loro movimento. In Namibia, date le grandi distanze da dover coprire, vengono utilizzati degli aeroplani leggeri per ricevere i segnali telemetrici dagli animali liberati. Ma nonostante questi notevoli sforzi, la battaglia fu persa sul campo. Troppi ghepardi venivano ancora uccisi. Poi la sorte ha voluto che un altro eroe molto improbabile entrasse nella lotta. Lori aveva sentito parlare di un'antica razza di cani che proveniva dalla regione dell'Anatolia, l'attuale Turchia. Un animale straordinario per le sue capacità di proteggere e coesistere con il bestiame. Portò il primo cane pastore dell'Anatolia in Namibia nel 1994. Questi incredibili animali fornirono a Lori il pezzo finale del frustrante puzzle. Come possiamo riuscire a far convivere allevatori e ghepardi? I pastori anatolici vengono allevati e addestrati per mettere in fuga i predatori prima del loro attacco. In questo modo, né i predatori né il bestiame sono uccisi. Un perfetto compromesso. Ma come succede? Nel Cheetah Conservation Found, il punto zero in questa fase della battaglia per i ghepardi è una femmina incinta chiamata Zanta, la laboriosa matriarca dei pastori anatolici in Namibia. Zanta ha fornito molta della sua discendenza agli allevatori del luogo e oggi lei è pronta a dare alla luce una nuova cucciolata di futuri protettori di greggi. L'arrivo di questo primo cucciolo in una terra stranamente simile ai suoi luoghi d'origine è stato un evento molto atteso. In un villaggio rurale a circa 100 miglia a sud del CCF, le notizie dell'arrivo hanno già causato grande eccitazione e preparazione. Ebson Katseyu ha recentemente espresso il suo appoggio al programma del CCF, una conquista nella vita degli allevatori locali. In cambio, Lori gli ha dato l'onore di dare il nome al primo maschio nato. Molto tempo prima della nascita dei cuccioli, Ebson e la sua famiglia gli hanno dato il nome di Tievera, il termine locale per stai attento. Il piccolo Tievera è il primo di 12 cuccioli in buona salute. Nonostante siano così graziosi e teneri, sono allevati per lavorare e come qualsiasi cane che lavora, devono interagire con gli umani il meno possibile. Vengono lasciati crescere con il latte materno fino alla loro prima esperienza con i cibi solidi, a circa 3 settimane di età. In questo momento vivono fianco a fianco con il bestiame, che diventerà una costante per il resto della loro vita lavorativa. Molto presto sarà il momento delle presentazioni formali. Gli anatolici svolgono i loro compiti in completa assenza di una guida umana. Così i cuccioli vengono lasciati soli con i loro nuovi compagni. Mentre le capre sembrano eccitate dall'incontro con i loro nuovi amici, all'inizio i cuccioli sono completamente privi di entusiasmo. Il piccolo Tievera comunque prova subito a fare il capo.
ed è il primo a farsi degli amici. Ora la vita diventa quasi un'avventura. Si fa pratica per imparare ad emettere minacciosi ringhi e latrati di cui si ha bisogno per diventare un vero pastore dell'Anatolia. Mentre i cuccioli crescono, saltellare tra le capre serve a rinforzare un istinto già profondamente radicato nella razza: convivere con il bestiame e proteggerlo. Una innata curiosità fa parte del carattere dell'anatolico. Nella vita si trasformerà in un importante comportamento di protezione. Per ora è solo semplice divertimento e se qualcuno viene sorpreso a osservare il branco, viene subito rimesso in riga. Il merito di Zanta, ora più che mai, è la sua leggendaria pazienza. Presto i cuccioli dovranno essere svezzati. Il piccolo Tievera, seguendo il suo istinto, crescerà come formidabile deterrente per i predatori ed è probabile che il suo avversario più abituale sarà il ghepardo. Questa madre sa che la reazione del pastore anatolico a un suo attacco mette a rischio non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi piccoli. I ghepardi non attaccheranno mai un avversario più grande di loro che abbaia in ringhia, ma fuggiranno alla ricerca di una preda più facile. C'è comunque una forza più sinistra nella lotta del ghepardo. Questo nemico proviene dagli stessi animali, un eccezionale potenziale gene che potrebbe costituire una bomba ad orologeria nell'evoluzione. Questo evento accadde circa 18.000 anni fa, quando un catastrofico cambiamento nel clima terrestre causò delle temperature opprimenti. Gli ecosistemi più a rischio furono distrutti. Il risultato di questo periodo disastroso è che tutti i ghepardi sopravvissuti sono talmente collegati geneticamente da essere quasi cloni gli uni degli altri. E senza una diversità genetica, potrebbero non esserci in una data popolazione caratteristiche adatte per sopravvivere ad ulteriori disastri. Il biologo dell'evoluzione, dottor Lee Berger, prevede questo pericolo. Ciò che possiamo osservare è un numero incredibilmente basso di individui. Forse un unico gruppo di ghepardi che si sono incrociati tra loro. Questo ha creato una situazione molto rara in un mammifero moderno. Sono quasi tutti cloni gli uni degli altri. Potremmo fare un innesto epidermico da uno all'altro e funzionerebbe. Il grande problema per gli animali così simili è che i difetti genetici sono molto più trasmettibili rispetto a quanto accadrebbe in una popolazione più varia. Non so se Chewbacca abbia intenzione di farmi vedere la sua coda. C'è un nodo. Riesco addirittura a infilarci un dito dentro. Tra i ghepardi che seguivamo 10 anni fa, avevamo iniziato a notare che molti avevano i denti male allineati. In particolare, avevano gli incisivi inferiori molto ammassati. A volte ci è capitato di trovarne 4 in fila e 2 più dietro. Anche Chewbacca ha dei problemi con la dentatura. Ad esempio, la distanza tra i suoi canini inferiori è troppo ravvicinata.
Quando i denti inferiori sono male allineati, possono anche penetrare attraverso il palato dell'animale, causando grossi problemi. Nell'aperta savana africana è come se il tempo si fosse fermato. Questi potrebbero essere stati i soli sopravvissuti al disastro accaduto ai ghepardi 18.000 anni fa. Come solitamente fanno le madri ghepardo, anche lei affronta il mondo da sola e deve allevare i suoi cuccioli come unico genitore. Qualunque siano stati i loro problemi in passato, una femmina di ghepardo affronta le stesse sfide quotidiane che i suoi antenati avevano affrontato per milioni di anni. I cuccioli passano il tempo ad osservare a distanza come caccia la madre. Esistono molti validi sistemi, ma la cosa fondamentale è avvicinarsi il più possibile alla preda. I ghepardi trascorrono molto tempo a camminare furtivamente. E di solito non iniziano la caccia fino a che non sono sicuri del successo. Se la preda è già troppo in anticipo, la caccia viene immediatamente interrotta. Comunque, la madre è presto di nuovo a caccia e questa volta sembra che sia preparata a scatenare tutta la sua velocità. I ghepardi uccidono principalmente durante il giorno, poiché hanno bisogno della luce per impiegare le loro tattiche di alta velocità. Il pericolo è che così sono molto visibili dai predatori specializzati nel nutrirsi di carcasse. La madre ha ucciso un grande impala e i cuccioli sono ansiosi di mangiare, ma devono fare velocemente, perché orecchi attenti hanno già captato i richiami di dolore dell'impala morente. Questi velocisti soffrono il loro adattamento a specializzate tecniche di caccia e devono abbandonare la loro preda. Non possono competere con la forza contenuta nel collo e nella mascella della iena maculata, soprattutto quando il branco è numeroso. In alcune parti dell'Africa, l'80% delle prede uccise dai ghepardi viene sottratto da altri predatori. Non vale la pena rischiare per difendere il cibo. La madre dovrà cacciare ancora e i cuccioli avranno imparato una preziosa lezione. Quando i cuccioli saranno cresciuti, assumeranno nella caccia un'importanza crescente. La madre è ansiosa che loro facciano esperienze con le prede vive, sebbene in questo momento stia svolgendo ancora lei la maggior parte della caccia. La famiglia ha imparato una lezione dalla prima preda. I cuccioli aiutano a trascinare l'impala che tenta ancora di lottare
coprendo e provando rapidamente a soffocare i suoi richiami di dolore prima dell'arrivo di ospiti indesiderati. Ma questa volta possono mangiare in pace. Mentre le femmine allevano i propri cuccioli da sole, i maschi di ghepardo di solito trascorrono il loro tempo in piccoli gruppi o coalizioni. Spesso un gruppo di fratelli supporta la madre nella perlustrazione del territorio. In questo caso i due fratelli, ai quali a volte si unisce un terzo, un maschio più grande, controllano la zona di caccia della madre ghepardo. Quando sono in perlustrazione, marcano la propria zona disseminando il loro odore in vari punti del territorio. Un monito per altri ghepardi che potrebbero vagare da quelle parti. Il territorio che difendono è la loro sola zona di caccia. Nell'aperta prateria, uno dei maschi inizia ad avvicinarsi a un grande impala ram. Al momento giusto, il miracolo della mortale ingegneria evolutiva, quale la caccia del ghepardo, fornisce uno dei più incredibili spettacoli naturali. I maschi di ghepardo possono avere una forza maggiore rispetto alle femmine, ma questo impala ram è ancora un pericoloso nemico. Senza l'aiuto del fratello, questa lotta potrebbe finire in uno scontro mortale. Anche uccidere diventa un compromesso per i ghepardi. Hanno bisogno di grandi aperture nasali per mandare aria nei muscoli bisognosi di maggiore ossigeno durante lo scatto. I denti canini non sono così decisivi e pericolosi come quelli dei felini più grandi. Ma in questo incredibile equilibrio naturale, la preda del ghepardo, una volta catturata, è già priva di ossigeno e quindi il soffocamento è quasi immediato. Tuttavia, ancora una volta, è stato impiegato troppo tempo e dal cielo degli occhi attenti hanno visto compiersi l'intero dramma. Tutti gli altri predatori della savana seguono la discesa degli avvoltoi per vedere quali pezzi della preda potrebbero afferrare. Una coppia di leoni arriva subito sulla scena. Questa non è una lotta per la supremazia, e così i ghepardi abbandonano rapidamente la loro preda. I leoni non solo gli sottrarranno il cibo, ma li uccideranno se riusciranno a metterli con le spalle al muro. È questo istinto ad evitare lo scontro e quindi la sconfitta che ha legato il destino dei ghepardi a quello dei pastori anatolici del Cheetah Conservation Fund. La stessa cautela che li porta a fuggire dai leoni li fermerà dall'interferire con greggi sorvegliati da questi abilissimi cani pastore. Al CCF, Tievera e i suoi compagni stanno per terminare lo svezzamento. Ora sono totalmente acclimatati alla vita del gregge ed è giunto il momento per Ebson e la sua famiglia di ricevere Tievera. In gabbia e per la prima volta tutto solo, il piccolo Tievera sperimenta il trauma della separazione dalla madre e dai giovani fratelli. Ad Ebson è stato detto che Tievera sta arrivando ed è ansioso di incontrare il suo nuovo amico.
Sebbene ogni animale che cade vittima dei ghepardi lo danneggi profondamente, lui vorrebbe allontanare i predatori dal suo gregge piuttosto che colpirli o avvelenarli. Questo piccolo cucciolo rappresenta la maggiore conquista per Ebson e i suoi vicini. Lui diventerà un membro molto importante della famiglia, che lo amerà e lo rispetterà. Ricevono il cucciolo come se fosse un nipote appena nato, ed Ebson porta il piccolo Tievera nella sua nuova casa. Nonostante abbia intorno a sé alcuni volti familiari, Tievera si lamenta della sua nuova casa. Ebson cerca di dissuaderlo dalla sua diffidenza, facendogli incontrare alcuni nuovi amici. La conservazione dei ghepardi in Namibia ha seguito percorsi innovativi, ma una caratteristica che la Namibia possiede è lo spazio. In altri luoghi dell'Africa, i ghepardi hanno un disperato bisogno di un più vasto ambiente naturale. Migliaia di miglia lontano, nel capo più a est del Sudafrica, un importante progetto sta creando questo spazio. Il grande bacino di questo fiume una volta era la dimora di decine di milioni di antilopi che attraversavano queste pianure. I predatori, inclusi numerosi ghepardi, le seguivano. I primi allevatori e cacciatori in pochi anni decimarono sia le antilopi che i ghepardi, fino ad estinguere completamente questi ultimi. Ma un giorno alcuni uomini volenterosi decisero di restituire quest'aspra terra ai loro abitanti originari. Questo importante progetto lo sta conducendo Angus Sholto Douglas della riserva naturale privata di Kwandwe. Ciò che inizialmente abbiamo fatto è togliere tutti i recinti, rimuovere ogni cosa, tutti i segni dell'agricoltura organizzata e riportarlo ad essere una zona selvaggia e meno contaminata possibile. Siamo ovviamente molto eccitati che anche il ghepardo si trovi nella riserva. Credo che una delle principali ragioni dell'inserimento dei ghepardi è che ovviamente noi vorremmo stabilire una dinamica popolazione di ghepardi in crescita che godano di buona salute. È importante per una maggiore conservazione della specie. Venne fatto un accordo per portare qui i ghepardi provenienti da un'altra parte lontana del Sudafrica, la riserva di Finda, nella provincia di KwaZulu-Natal. Quattro giovani maschi di ghepardo sono stati scelti come gruppo ideale per fare da pionieri nella reintroduzione del ghepardo a Kwandwe. Il veterinario esperto in natura selvaggia, dottor Dow Grobler, è stato scelto per condurre la squadra. I ghepardi dovranno essere narcotizzati per prepararli al lungo viaggio a Kwandwe. Questa operazione viene effettuata sparando il narcotico con un fucile. Il forte impatto con la pelle del ghepardo garantisce la completa somministrazione del miscuglio di droghe. Alcuni minuti più tardi, il narcotico inizia a fare effetto. Questo è l'inizio di un giorno intenso per la squadra. Dovranno controllare costantemente i piccoli ghepardi durante il loro lungo viaggio. Il dottor Grobler sorveglierà l'intero spostamento, dalla narcotizzazione alla consegna. Serviranno 2 ore per volare da Finda a Kwandwe, 2 ore che richiedono un controllo costante del prezioso carico. Dow monitorerà l'effetto del narcotico. L'ultima cosa di cui la squadra ha bisogno è che i pericolosi felini si sveglino all'interno dell'aereo. Angus è pieno non solo di eccitazione, ma anche di timore per l'importanza di questo momento. Prima del tramonto, il bacino del Fish River sentirà ancora una volta il passo del più veloce predatore che mai abbia camminato sulla terra. Il gruppo arriva nel terreno di Boma e inizia l'importante compito di acclimatare i ghepardi al loro nuovo ambiente. Prima che gli animali riprendano conoscenza, la squadra deve equipaggiare tutti e 4 con radiotrasmittenti al fine di seguirli.
Due dei ghepardi ricevono dei dispositivi fissati chirurgicamente, mentre gli altri sono dotati di radiocollari più tradizionali. Alla fine, Angus e il dottor Grobler preparano i felini per il risveglio. Una volta svegliati, i felini avranno bisogno di tempo per abituarsi alla loro nuova casa. Nel frattempo si allontaneranno tutti per far sì che i ghepardi non siano in tensione a causa della presenza umana. Il giorno seguente tutti i ghepardi stanno bene e si stanno abituando alla loro nuova boma. Per Angus e la sua squadra questo è un gran giorno. Hanno portato a termine qualcosa di profondamente importante e difficile da comprendere. Dopo 130 anni i ghepardi sono tornati ancora una volta nella valle del Fish River. I felini resteranno nella boma per circa 10 giorni. Durante questo periodo saranno monitorati attentamente. Si riprenderanno dalla tensione del viaggio e saranno nutriti giornalmente dai custodi di Quandue fino a che saranno messi in libertà nella riserva. Quando i maschi si saranno sistemati, due femmine saranno portate qui da zone diverse. Si spera di avere alla fine a Quandue 15 ghepardi adulti. Una prova che i ghepardi sono pronti è data quando una possibile preda vaga al di là della boma. Più tardi, la porta della boma è aperta per permettere al ghepardo di uscire. Esperienze precedenti con il recinto elettrico che circonda la boma sono ancora fresche nella mente di questi giovani e una coda contratta indica incertezza. Ma alla fine la curiosità ha la meglio. Con la pancia piena dell'ultimo pasto, il resto del gruppo esce dal recinto e ruggisce di nuovo libero nella natura selvaggia di Quandue. Ora il sogno è una magnifica realtà. In Namibia, nel frattempo, Tievera è diventato un vigoroso difensore del gregge. A soli 8 mesi ha sviluppato un'acuta consapevolezza dei pericoli del suo lavoro nella boscaglia africana. Conosce ogni membro del gregge e vuole difenderlo dalle aggressioni. Il compito di questi cani è stare con le capre per proteggerle. Non sono come gli altri cani da pastore. Non fanno muovere il gregge, ma lo seguono costantemente, controllando ogni singolo movimento delle capre, che conoscono una ad una, prevenendo gli attacchi dei predatori. Tievera è molto abile nel sorvegliare il gregge da solo, ma spesso esce con il pastore. Entrambi rappresentano uno scudo quasi impenetrabile contro i predatori. Un perfetto anatolico deve essere completamente fedele, sempre vigile e molto aggressivo quando la situazione lo richiede. Quando il cane sente un pericolo, inizia ad abbaiare, mettendo in allarme i predatori che, per attaccare il gregge, dovrebbero affrontare un avversario grosso e pericoloso. Il gregge arriva a destinazione e c'è anche Tievera. Questa sua apparente tranquillità è ingannevole. Neanche una sola parte dell'ambiente circostante sfugge al suo sguardo. Ogni odore minaccioso o rumore attiverà immediatamente un istinto di protezione del gregge,
acquisito in migliaia di anni al servizio dell'uomo. Matti e Vera è nuovo nella zona e neanche i ghepardi sono abituati alla sua presenza. In breve tempo mostra i suoi meriti alla famiglia Katseyu. I giorni trascorsi a giocare tranquillamente al CCF sono lontani. Tie Vera protegge il branco da minacce quasi giornaliere. Prima dell'arrivo di Tie Vera, Ebson aveva raccontato di molti attacchi da parte dei ghepardi alle sue capre. Ma oggi, come ogni giorno da quando Tie Vera è con loro, il gregge torna a casa integro. Tie Vera e gli altri anatolici sono parte della soluzione di un grande problema. Ma ultimamente è la sempre maggiore espansione umana a decidere il futuro delle specie come il ghepardo. Come esseri umani dovremmo chiederci se è giusto permettere che una specie si estingua. Se è giusto che l'uomo ne sia la causa. Personalmente credo di no. Guardando il pianeta da un punto di vista umano, non riusciamo a renderci conto di quale tra i gravi danni che procuriamo all'ambiente sarà quello fatale. Bisogna capire che essere circondati dalla maggiore diversità possibile è fondamentale per gli equilibri del pianeta. Dobbiamo quindi impegnarci nel tentare di salvare tutte le specie a rischio, sia per mantenere questi equilibri, sia per la responsabilità etica che abbiamo verso quegli animali, come il ghepardo, di cui stiamo causando l'estinzione. Io credo che ognuno dovrebbe prendere coscienza di questo grave problema del mondo. Il progetto di Quandue è in prima linea in queste attività di sensibilizzazione e di restituzione di questa terra ai ghepardi. Il gruppo si è ambientato bene. I costanti monitoraggi hanno mostrato che stanno cacciando e provvedendo a se stessi in maniera ammirevole e che non ci sono stati incidenti con i vicini allevatori. Nonostante un'assenza di 130 anni, oggi è come se non fossero mai andati via. Alcuni dei fortunati turisti che visitano Quandue testimoniano il magnifico spettacolo della caccia del ghepardo selvaggio. Il fremito e il privilegio di osservare questa spettacolare specie allo stato selvaggio lascerà un'impressione indelebile nella mente di questi visitatori. I ghepardi di Quandue, come Chewbacca al CCF, sono diventati importanti ambasciatori della loro specie. E ogni giorno sempre più gente è consapevole dei pericoli che corrono questi felini. Gli uomini hanno portato i ghepardi al limite dell'estinzione. Ora tocca a loro riportarli indietro.
Sulla costa orientale della Nuova Zelanda, a sud dell'Oceano Pacifico, c'è la piccola città di Kaikoura, conosciuta in tutto il mondo per il suo centro di osservazione dei mammiferi marini. Da qualche anno l'ecoturismo ha trasformato l'economia della zona. Sono sorte nuove attività commerciali e molti abitanti hanno cominciato a dedicarsi al turismo. Fino a pochi anni fa, il whale watch, termine anglosassone che significa osservazione delle balene, era un fenomeno limitato, prerogativa di pochi amanti della natura. Oggi la situazione è diversa e sono molti coloro che desiderano osservare gli animali selvatici nel loro ambiente naturale. A tale scopo, i nativi di Kaikoura hanno creato la compagnia Whale Watch, dove lavorano molti maori della tribù Ngāi Tahu. I maori credono che l'uomo sia solo un beneficiato delle bellezze della natura. Ogni essere vivente occupa il suo posto legittimo che deve essere rispettato. Applicando questa filosofia a una moderna mentalità imprenditoriale, accompagnano i turisti in mare per osservare il Pararoa, il grande capodoglio. La tribù Ngāi Tahu rivendica un legame ancestrale con il capodoglio. Anticamente, il mitico Tohora portò nell'isola il leggendario antenato di questa gente, Paikea. Col tempo, gli uomini hanno dimenticato i loro benefattori e i discendenti di Tohora hanno rischiato di scomparire. Nel IX secolo, i Maori arrivarono in Nuova Zelanda e la chiamarono Aotearoa, la terra dalla lunga nuvola bianca. Secondo la leggenda, giunsero qui dalla Polinesia guidati da un gruppo di balene a bordo di grandi piroghe. Gli indigeni hanno avuto sempre un legame fortissimo con i cetacei, che considerano creature soprannaturali che vigilano sull'incolumità degli uomini di mare. Si dice che siano proprio loro a soccorrere i marinai in difficoltà durante i naufragi. La storia dei Maori è stata contrassegnata da eventi cruenti. Lo schiavismo, le torture e il cannibalismo hanno segnato a lungo la vita di questo popolo. Gli scontri tribali erano frequenti, scoppiavano per vendicare l'onore umiliato o per riparare alla violazione di un tabù, ma anche per ristabilire l'autorità di un capo. Le danze avevano un significato speciale nella vita tribale. La haka, la danza della guerra, veniva eseguita dai guerrieri armati prima della battaglia e in una versione meno violenta dalle donne in occasione dei funerali e delle cerimonie di benvenuto. Mostrare la lingua era un segnale di sfida, ma sottolineava anche il potere della parola. I Maori sono spesso raffigurati con queste minacciose espressioni facciali.
Le leggende narrano di una terra dominata da spiriti e dei di cui nessuno poteva rivendicare il possesso. I fuochi permanenti segnalavano la momentanea occupazione del territorio. Le famiglie, che comprendevano nonni, zii e persino cugini, vivevano nello stesso villaggio ed erano legate a un clan e a una tribù. La società era divisa in due classi, la gente comune e gli aristocratici. Questi ultimi avevano il viso tatuato. Ogni disegno narrava la vita dell'individuo, il suo rango nella società e la tribù di appartenenza. Quando nel 1769 l'esploratore inglese James Cook approdò nell'isola, fu accolto con una certa ostilità. Per sua fortuna, a bordo del veliero viaggiava un capo polinesiano che riuscì a convincere gli indigeni delle buone intenzioni degli stranieri, ottenendo così la loro fiducia. Cook esplorò 5.650 chilometri di coste e disegnò la prima carta geografica della Nuova Zelanda. Durante la lunga navigazione, nel suo diario di bordo segnalò la ricchezza di questi mari popolati da colonie di otarie, leoni marini e dugonghi. La pelliccia e il grasso dei pinnipedi furono per molto tempo una merce preziosa per i mercanti stranieri. I primi europei che attorno al 1792 si installarono in Nuova Zelanda erano cacciatori d'otarie. In soli 30 anni decimarono la specie e a quel punto rivolsero le loro attenzioni alle balene. I Maori, da sempre eccellenti marinai, furono ben presto arruolati dai proprietari dei giganteschi tre alberi che solcavano l'oceano alla ricerca dei cetacei. Le condizioni di vita sulle baleniere erano dure e la caccia al capodoglio estremamente pericolosa. I pescatori ingaggiavano una lunga lotta con la balena che alla fine agonizzante veniva tirata su per la macellazione. Il lardo, tagliato a blocchi, veniva sciolto dentro grandi pentole per estrarne l'olio. Le installazioni terrestri erano meno pericolose e più efficienti. Così, a partire dal 1820, lungo le coste della Nuova Zelanda furono installate molte basi baleniere. L'impresa richiedeva una tecnica e un equipaggiamento considerevoli. La macellazione di una bestia lunga 18 metri poteva durare 6 giorni e produrre circa 6.800 litri di olio. L'olio veniva utilizzato per fabbricare sapone, illuminare le strade e lubrificare le macchine industriali. I fanoni delle balene franche australi servivano a rinforzare i corsetti delle signore e a fare sedie e ombrelli. Dal capodoglio i balenieri traevano lo spermaceti, un olio di qualità superiore a quello estratto dal lardo fuso, e l'ambra grigia usata per la fabbricazione dei profumi. Per ingannare le lunghe attese della pesca, incidevano i denti del capodoglio per farne amuleti. I Maori alternavano la caccia alla balena al lavoro dei campi. L'arrivo dei coloni europei portò profondi cambiamenti nella cultura e nelle loro tradizioni, soprattutto in campo religioso e nell'insegnamento. Nel 1842, il capo della tribù Ngāi Tahu permise a un giovane baleniere scozzese, di nome Robert Fife, di installarsi nella penisola di Kaikoura. L'uomo mise in piedi quella che sarebbe diventata, fino al 1922, data di chiusura, la più redditizia base di caccia alla balena di tutta la Nuova Zelanda. Oggi le autorità neozelandesi hanno emanato norme a tutela dei mammiferi marini, consapevoli che un'oculata gestione del patrimonio faunistico crei benefici all'intera comunità. La balena viene rappresentata ovunque in città, dalle t-shirt ai portachiavi.
La Whale Watch Kaikoura è la principale fonte di reddito della comunità Maori. La compagnia è impegnata nella protezione dell'ambiente e partecipa alla sensibilizzazione dei giovani alla tutela delle balene. Una parte dei guadagni viene destinata a un centro sociale e culturale che aiuta i giovani Maori negli studi. Al largo della costa, proprio sotto una faglia sottomarina, si è stabilita una popolazione di capodogli. Cacciano nelle profondità abissali alla ricerca del misterioso calamaro gigante. Quando l'imbarcazione raggiunge la zona, la guida mette in acqua un idrofono che serve a segnalare il punto in cui l'animale sta per salire in superficie. Talvolta bisogna aspettare molto, perché il colosso del mare può restare in apnea fino a 2 ore e scendere a una profondità di 2000 metri. Il capodoglio, temuto e cacciato dai balenieri, affascina oggi legioni di spettatori. Ha il più grosso cervello del mondo animale e non solo. Grazie all'organo dello spermaceti, situato nel cranio, è in grado di raggiungere profondità abissali, di orientarsi con l'ecolocalizzazione e di comunicare con gli individui della stessa specie. Vogliamo salvaguardare le balene e i delfini delle nostre coste. E per farlo dobbiamo coinvolgere tutti. Sono un patrimonio troppo importante per la nostra terra. E dobbiamo adoperarci in tutti i modi per conservarle. I turisti si entusiasmano a osservare da vicino i grandi cetacei e la conoscenza aiuta a diffondere la coscienza ecologica. Gli scienziati però sono preoccupati dell'impatto che la loro presenza può avere sugli animali. Anton van Elden lavora al centro dei mammiferi marini del Museo di Wellington. Il whale watching produce un giro d'affari davvero considerevole. Tuttavia, penso che sia necessario introdurre alcune restrizioni, in modo da ridurre al minimo l'impatto sulle balene. Il Dipartimento della Conservazione deve dettare delle regole sul modo in cui vengono avvicinati i cetacei. Deve essere tutto un po' ridimensionato, affinché le loro abitudini non vengano troppo disturbate. Nel 1978 il governo neozelandese ha approvato una legge, il Marine Mammal Protection Act, che stabilisce una fascia marina protetta entro le 200 miglia dalla costa. Tutti coloro che vogliono avvicinare i mammiferi marini devono richiedere un'autorizzazione e rispettare precise limitazioni.
I Maori sono abili artigiani, scolpiscono il legno e le ossa delle balene trovate morte lungo le coste. È un'arte di cui vanno fieri, che permette loro di far conoscere la propria identità culturale. È una delle ragioni per le quali reclamiamo il diritto di impossessarci delle carcasse dei cetacei che si arenano e muoiono naturalmente sulle coste. Vogliamo poter utilizzare le loro ossa, i denti. Il Dipartimento della Conservazione vuole seppellirli secondo i dettami ecologici. Noi le rivendichiamo perché sono il simbolo della nostra identità etnica. Prima dell'arrivo degli europei, incidere le ossa di balena aveva un significato speciale. Quando una balena viene a morire sulla spiaggia, non lo fa per caso, viene a donare il proprio corpo alla nostra gente come risorsa alimentare. In passato la carne veniva macellata seguendo un rito preciso. Alla balena veniva dato un nome e le si dedicavano canzoni. L'evento era fissato nella memoria collettiva con l'incisione delle sue ossa e dei denti che ornavano la leggendaria balena Tohora. Con la loro iniziativa, i Maori di Kaikoura hanno contribuito a diffondere una nuova coscienza ecologica, ma oggi nuovi pericoli incombono sui grandi mammiferi. Il degrado ambientale, l'inquinamento e la caccia minacciano la loro sopravvivenza. Nel 1982 la Commissione Baleniera Internazionale ha adottato una moratoria che stabilisce un fermo alla caccia commerciale, ma non obbliga i paesi a rispettare la proibizione. Col pretesto di studiare i cetacei, si continua a cacciarli e a vendere i prodotti derivati. Vogliamo impedire la ripresa della caccia e a questo scopo sosteniamo la moratoria. Vogliamo tutelare anche il diritto delle popolazioni indigene a cacciare alcune specie. Siamo invece fermamente contrari alla caccia industriale. Le conosciamo tutte le balene della zona e temiamo che presto molte di loro, invece di essere inseguite dalle macchine fotografiche, dovranno sfuggire agli arpioni. Se così fosse, perderemo una parte fondamentale della nostra storia e la prospettiva di un futuro. Le balene hanno sempre fatto sognare gli uomini. Impressiona la loro grandezza, ma soprattutto la loro intelligenza. La vita sottomarina, oscura e misteriosa, ci affascina. I mammiferi marini possono aiutarci a comprendere i mille segreti che si celano negli abissi. Il destino del popolo Maori è sempre stato legato al mare e alle sue creature, senza i quali perderebbe i sogni, i miti e le poesie della tradizione. Tutto ciò che ha fatto di loro degli uomini.